Boom Boom Fred, artisti torinesi ripropongono con suoni di oggi i successi di Buscaglione. Guarda che luna, guarda che mare. A Torino c'è una scuola, una vera e propria scuola torinese, come c'è a Genova, magari non stilisticamente in senso stretto, però siamo coesi per un qualche cosa che non ci è stato riconosciuto prima. La luna da lassù mi sta a guardare. A 50 anni dalla morte di Fred Buscaglione, il meglio della musica torinese si unisce per la realizzazione di un progetto ambizioso, Boom Boom Fred, un lavoro i cui fondi andranno in beneficenza, ricco di interpretazioni di brani dello swing man dal whisky facile. Incontriamo la variegata carovana di partecipanti nello studio di registrazione di Collegno, alle porte di Torino. Li osserviamo mentre discutono sugli ultimi ritocchi, mentre riascoltano i brani che vedono coinvolti cantautori, band e nomi importanti del panorama torinese, come Bunna con i Calypson, Luca Morino, Marco Carena, Mao e Sant'Arba, Anna dei Dottor Livingstone, l'internazionale Johnson Righeira e Giorgio Licalzi, Bobo Boggio e i Fratelli di Soledad, Mattia Donna e ancora l'orchestra di Porta Palazzo, Nathan Morello, Stefano Amen, Salvatore Cimieri, l'orchestra di Ritmi Moderni Arturo Piazza e il Tres, Valerio Manni, Dejan e l'Orso Gabro, artisti cresciuti tra le strade di San Salvario, di Porta Palazzo, o passando per le sponde magiche e colorate dei Murazzi del Po, che meritano a pieno titolo di omaggiare con la loro voce e il loro stile personale il vecchio Fred. Ho accettato molto entusiasticamente di partecipare a questa celebrazione di Buscaglione, artista assolutamente geniale e di grande valore e spessore, che è stato secondo me molto trascurato e non dico sottovalutato, ma trascurato sicuramente, al contrario di altre città che invece le loro, come dire, rappresentanze artistiche le esaltano a non finire, Torino ha preferito tenere un pochino più nell'ombra questo grande personaggio. Finalmente, come dire, noi col nostro misero, il nostro modesto insomma, contributo, cerchiamo di riportarlo alla sua giusta dignità. Le donne, abbiamo strane donne, con assurde fascissime gonne. Il progetto Boom Boom Fred vuole valorizzare una scuola cantautoriale, quella piemontese, riproponendo i brani di un vero grande autore piemontese, qual è stato Fred Buscaglione. Il disco uscirà a maggio, i proventi dell'iniziativa saranno devoluti al Fondo Edo Tempia e a Casa Ugi. Abbiamo l'auspicio di portare il nostro disco in giro per l'Italia in modo tale da poter dare ulteriore risalto alle interpretazioni e ai cantanti che si sono prestati alle interpretazioni stesse. Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Grido piccola, dai dai dai, non farla stupida. Che bambola. Era la prima volta che mi confrontavo con Buscaglione artista, da artista ad artista, e è stato bello, è stato un po' così carino anche scegliere, ma ho poi preferito accontentare appunto l'entusiasmo di Enea, che mi ha chiesto di cantare Il dritto di Chicago, come se vedesse in me forse Il dritto di Torino. Con il dritto di Chicago, sugar bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing, Sing Sing. Il centro di produzione è stato questo studio che si trova in un ex mulino di Collegno, che ospita diverse strutture musicali, lo studio dei Mau Mau, la drums che produce batterie. Qui in particolare questo studio, questo mio studio è stato messo a disposizione di tutti i musicisti che volevano usufruirne per realizzare le canzoni di questo disco. E il mio amor ti insegnerà che bello vivere. Arriva al mare, fatti trovare al chiar di luna. È stato interessante per noi fare il tentativo di reinterpretare un pezzo di Buscaglione in chiave multietnica,
ed è stato molto divertente quando i musicisti dell'orchestra di varie nazionalità, di varie origini, ascoltando il pezzo di Buscaglione erano compiaciuti e incuriositi poi a scoprire tutta la discografia. Porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te.